Incontri, eventi e momenti di riflessione, così la provincia di Arezzo celebra l'8 marzo. Tante le iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio provinciale in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. La provincia è riuscita in questi anni a fare un ruolo di coordinamento per quanto riguarda tutte le iniziative che sono in tutta la provincia di Arezzo, nei vari comuni, e anche anch'io, come, non solo come presidente ma come sindaco di Anghiari, sarò presente nelle mie iniziative, nel mio territorio, che è legata anche questa al tema della donna, però su target particolari, quello culturale, dunque museale, e dunque ci tengo, insomma, da questo punto di vista a declinare il tema della donna su un importante ruolo, che è quella collaborazione con la Casa Fioravanti, una casa importante per quanto riguarda l'artista, e poi anche un inedito, perché un'opera d'arte che avevo nel mio ufficio da sindaco, abbiamo scoperto dopo decenni che era un Morandini, dunque una Maddalena bellissima che potrà essere vista in visione nel nostro Museo Civico di Anghiari. L'8 marzo vogliamo celebrare la giornata dedicata a tutte le donne, ma soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni. Partiamo con una consegna delle mimose a tutte le ragazze e bambine di tutti i plessi scolastici di Castiglion Fibocchi, e poi andiamo con la classe terza media a inaugurare il nuovo arredo urbano. 10 vasi che contornano il nostro borgo, e dove i ragazzi hanno scelto i nomi di 10 donne che hanno rappresentato la storia sia del nostro paese Italia, ma anche dell'estero, che si stanno e hanno combattuto e stanno portando avanti le battaglie per riconoscere il diritto a tutte le donne e l'uguaglianza tra i due generi. A Cortona avremo la presentazione del libro Nascere Donna, scritto da Giuliana Bianchi Caleri, una nostra concittadina che per oltre 30 anni è stata dirigente scolastico del plesso cortonese, e che veramente, partendo da umili origini, è arrivata fino a ricoprire delle cariche importantissime a livello sia politico che sociale. E nel pomeriggio poi invece saremo in collegamento con Napoli, perché alle 15 verrà inaugurata nella Biblioteca Nazionale di Napoli appunto la sala di lettura a Guerriera Guerrieri, un'altra cortonese che ha diretto la Biblioteca Nazionale dal 1943 al 1967 e che è stata uno dei capisaldi per la catalogazione moderna,